Buonissima sera a tutti, carissimi amici clarinettisti, professionisti, dilettanti, amatori, innamorati, neofiti, appassionati del clarinetto. Volevo condividere con voi la divisione di un suono del clarinetto nei suoi armonici. Quindi proverò a suonare una nota fondamentale del clarinetto e poi con la stessa posizione, variando variando la pressione delle labbra, sapete che io suono il clarinetto con le labbra e non con i denti, variando la pressione delle labbra nell'ancia e quindi in questo caso controllando anche la colonna d'aria, da un suono fondamentale ottenere altri suoni. Quindi, sapete che ogni suono è fondamentale, all'interno ci sono altri piccoli suoni, detti armonici, che tutti insieme formano questi suoni fondamentali. Un po' come noi, no? Noi sembriamo così, ma dentro abbiamo tante altre piccole, siamo un agglomerato, particelle, siamo un agglomerato di cellule, no? Di atomi. Quindi, attraverso questo controllo dell'aria con la pressione delle labbra, non dei denti, delle labbra, in un punto dell'ancia, da un suono basso con la stessa posizione, controllando la colonna d'aria, suonerò altri quattro suoni più acuti. Parto dal Si bemolle, io non chiamo i suoni in chiave di violino, ma vi dirò i suoni reali: Si bemolle basso, faremo il Fa sopra il pentagramma, poi il Re acuto, il Sol sopra acuto e poi il Si naturale bisacuto. Vediamo un po' se riesce l'esperimento. Ripetiamolo. Tutti cari amici, questo si può fare con tutti gli altri suoni e soprattutto diventiamo come gli ottoni. Questo va sia per una questione di essere più in grado di controllare la colonna d'aria, ma soprattutto se otteniamo anche tante altre posizioni, possiamo usare queste posizioni e non quelle fondamentali come le scorciatoie per poter rendere più agevoli e più facili tanti passi di tecnica, altrimenti molto difficili. Ciao ragazzi e vai con gli armonici!